Shabbat Shalom. Parashah di questa settimana è Kitissa, cioè quando farai il censo. Cioè, significa che in questa porzione della Torah si parla di censimento e della prescrizione di donare mezzo shekel per ognuno, senza nessuna distinzione di condizione economica. Da questo possiamo rilevare che non si fa distinzione tra ricco e povero, ma tutti sono uguali davanti al Signore. Il donare per il benessere della propria anima ci porta a considerare l'importanza del donare, dell'offrire al Signore. Ogni offerta che noi facciamo per la sinagoga, per le scuole, per il benessere delle persone che sono impoverite, tutto questo ci porta vicino a Dio, perché ovviamente si porta una mitzvah, si ha una mitzvah importante e che offre ed è considerata e da considerare un'offerta al Signore. Ogni offerta, per quanto piccola o grande, deve essere fatta con il cuore, lev. Inoltre è da considerare il concetto di pragmatismo tutto ebraico, che considera la parte economica un substrato su cui costruire benessere spirituale e l'accrescimento spirituale. C'è un mio carissimo amico in Israele, un rabbino, che quale, un collega, il quale mi diceva scherzando: no money, no honey, no denaro, niente dolcezza. Un mio collega, che dicevo, che è rabbino in Israele. Adesso è il momento di santificare Aaron e i figli che saranno il servizio divino, e quindi è data la ricetta per la preparazione dell'olio sacro di unzione, che può essere preparato e avere solo questa funzione e questo scopo, pena il karet, cioè l'esclusione dal popolo di Israele. Timshach, ungerai con olio, è il termine usato, che a sua volta viene da shemen, che significa olio, da cui deriva il termine abusato di Mescia, che cioè Messia. E così si ha la prescrizione dell'incenso sacro e si dà una ricetta da usare solo per scopi sacri, pena il carete. Ora, una parola a proposito della parola Messia, che viene proprio da olio, Messia. Che cosa significa effettivamente essere Messia? Tutti quanti i re erano Messia, da Salomo, Davide, Salomo, eccetera, eccetera. Tutti i re, tutti i profeti erano Messia, e quindi è un concetto ebraico che considera colui il quale, mandato dal Signore per una particolare, speciale attività religiosa, è colui il quale viene unto dal Signore, quindi si chiama Messia. A Bezalel e a Oholiab viene affidata per ordine divino la costruzione di tutti gli utensili del tempio, della tenda, dell'adunanza, dell'arca, della testimonianza, eccetera, eccetera. Si ricorda l'importanza dell'osservanza del sabato come segno tra il Signore e i figli di Israele, per tutte le generazioni che riconoscono che è il Signore che li ha fatti santi. Quindi il sabato è sempre continuamente ricordato nella Torah, perché è un fatto fondamentale. È un fatto fondamentale, cioè dire, il non rispettare il sabato significa praticamente distaccarsi dal Signore, dal suo patto, e quindi andare via dal patto, pena del caretto, ovviamente. Si ricorda quindi questa importanza del sabato come segno quindi tra il Signore e i figli di Israele, per tutte le generazioni che riconoscono che è il Signore, è solo il Signore che ci fa santi, cioè il Tzadik, Tzadikim. Chi dissacra il sabato è meritevole di morte spirituale, perché viene tagliato fuori quindi dal suo popolo. E lo sottolineo diverse volte perché è un concetto molto importante. Si diventa e si è ebrei se si rispetta il sabato,
si torna via dall'ebraismo e non si è più ebrei dal punto di vista spirituale, quando non si rispetta il sabato. È un segno eterno tra me e i figli di Israele, dice il Signore, che in 6 giorni Hashem fece i cieli e la terra e il settimo giorno si riposò. Ma il popolo si accorse che Mosè tardava dallo scendere dal monte, si riunì intorno a Aaron e gli intimò di forgiare una divinità che lo guidasse, visto che non si sapeva di che cosa era successo a questo Mosè. Com'è facile, popolo, cambiare bandiera? Com'è possibile che dopo tanti miracoli, cioè, non è una generazione, molte generazioni dopo, per cui non sapevano quello che era successo prima. Si tratta di della stessa generazione che ha visto tutti i miracoli che il Signore ha fatto in suo favore e che si dà all'idolatria. È una cosa incredibile, però purtroppo succede. Aaron chiese che portassero loro tutto l'oro possibile, con il risultato che ne uscì fuori una statua d'oro dall'effigie di un vitello. Aaron sì, evidentemente temporeggiava, no, non è capace di opporre resistenza, non è un Mosè, non è colui il quale può prendere decisioni drastiche e veramente importanti, non è una personalità che si impone, è una persona docile e che cerca di ragionare e a questo momento lui non fa altro che temporeggiare, perdere tempo, sperando che Mosè arrivi finalmente. Ma il popolo cosa fa? Si alza presto al mattino a festeggiare e a portare offerte, tutti mangiavano e bevevano, e intanto Mosè veniva congedato dal Signore, dal cospetto di Hashem. E il popolo intanto stava commettendo il gravissimo peccato della idolatria. Mosè discende con le sue tavole della legge in mano e si rende presto conto del tradimento del popolo. Getta a terra le due tavole della legge, fa bruciare l'idolo, lo trasforma in polvere, ne fa una soluzione e costringe i figli di Israele a berne l'acqua. A bere quell'acqua. Mosè è sdegnato per l'accaduto, ma tuttavia implora il Signore che concede grazia, ma che punisce i singoli peccatori. Si ha di nuovo la promessa divina che il popolo erediterà la terra promessa. Mosè è chiaramente scoraggiato, e chi è che non lo sarebbe? E chiama il popolo, popolo dalla dura cervice, e implora la presenza e la benevolenza di Hashem. Mosè la riceve, riceve la comprensione massima che un uomo possa ricevere, il conforto diretto dalla divinità. A questo punto Mosè chiede a Dio di mostrargli la sua gloria, ma vi sono limiti all'uomo, i limiti dell'uomo alla conoscenza della divinità, di cui non si può vedere la faccia, cioè la natura divina, ma solo gli effetti. Quindi, figuratamente, Mosè viene posto al riparo tra le rocce, da dove conosce i 13 attributi della misericordia divina. Segue di nuovo la promessa del patto e viene indicato in chiare linee quella che potrà essere una piaga molto pericolosa. Che significa questo? È la piaga della idolatria. È la chiave della idolatria ed è la chiave per quanto riguarda la possibilità di matrimoni misti con persone che sono idolatre. Si ricorda quindi di non farsi statue, di osservare la festa delle Mazzotte per 7 giorni e il sabato di nuovo. Vedete, il sabato è sempre ricorrente, importante, fondamentale nella vita dell'ebreo. Mosè sale sul monte e rimane lassù in presenza divina per 40 giorni e 40 notti.
senza mangiare né bere, e scrive i comandamenti, sono scritti di nuovo. E quando finalmente Mosè scende dal monte, la pelle della sua faccia è così radiante che Aaron e i figli di Israele hanno paura di avvicinarsi a lui. In un certo qual senso, Mosè presentava una parte della luce divina che spaventa le persone, e molte volte la gente si spaventa inizialmente, almeno per quanto riguarda la radianza del senso spirituale della divinità, cioè dire qualcosa che può cambiare veramente, effettivamente, la propria vita e farne una persona tzaddik, qualcuno che in un certo qual senso si avvicina molto di più al Signore e alla divinità, e questo a qualcuno fa paura. Cosa sono gli insegnamenti che noi possiamo dedurre da questa parasha? L'osservanza del sabato e delle feste comandate sono fondamentali per la vita ebraica. L'idolatria è uno dei peccati più gravi, anche perché non ha poi alla fine sostanza logica. L'uomo, per quanto si affanna, non può comprendere la natura divina, ma avere solo percezioni attraverso gli effetti dell'azione del Creatore. Nessun filosofo dell'antichità, ai nostri giorni, ha potuto definire la divinità senza contraddizione. Tutti gli sforzi in questo senso sembrano costruzioni semantiche. Lo stesso vale per coloro che pensano di raggiungere questo obiettivo attraverso lo studio della Kabbalah. Che la Kabbalah è certamente uno studio interessante, proficuo, eccetera, però che tende allo spirituale, ma non è per sé ti dà la possibilità e la capacità di conoscere la natura divina. La Torah ci dice già tutto quello che l'uomo ha bisogno di conoscere. Per questo l'invito è sempre diretto a questo studio fondamentale della conoscenza umana. Inoltre non ci deve sfuggire il concetto che la preghiera è veramente ascoltata dal Signore, se fatta con cuore limpido e disinteressato, come fu quella di Mosè sul Monte Sinai, che salvò il popolo dalla condanna divina. Questo propone alla nostra attenzione che i molti possono essere salvati dalla preghiera anche per mezzo di un solo tzaddik. Cosa significa questo? Che lo tzaddik può pregare moltissimo il Signore e che gli concede la salvezza, almeno fisica, delle persone che gli stanno intorno, mentre invece, diciamo, il contrario, non essere il tzaddik, può produrre l'effetto opposto. Si ricorda a tutti noi, si ricorda a vicenda che siamo fatti di carne ed ossa, che un niente ci porta via la vita, che a quanto pare e come deve essere, è certamente il bene più prezioso che l'uomo possa possedere. Shabbat shalom. Shabbat nekabela lechadoni nikrakala bene Shabbat nekabela shamo vezachor bedibure vechadish miyanu ela meyuchad Adonai echad ushmo echad l'shem ul'tiferet ve'elitilah